neuroetica che si colloca in ambito neurofilosofia, cioè sostanzialmente è l'incontro fra il filosofo e il neuroscienziato, e direi in modalità più ampia nella filosofia della scienza. Quanto esposto e ho poi scritto e vi lascio è tratto da un volume realizzato da Sironi e Di Francesco. Sironi è un neuroscienziato, Di Francesco invece è l'ex preside della Facoltà di Filosofia del San Raffaele, dove ha insegnato filosofia della mente e filosofia delle scienze cognitive. Quest'ultimo è un contenitore molto vasto, tale da annoverare, oltre al sistema pensante naturale, anche l'intelligenza artificiale, l'informatica, la matematica, almeno per quanto ne concerne i fondamenti della mente umana, cioè per esempio perché 2 più 2 fa 4, il 6 è successivo al 5. Inizio con un aneddoto. 3 anni or sono, davanti a una tazzina di caffè a Legnano, avevo proposto a Walter e a Marco, non vedo nessuno dei due, una lezione sulla neuroetica, con grande sorpresa da parte di Marco. Anche quest'anno alcuni hanno manifestato l'idea di discuterne con un neuroscienziato, un biologo cellulare oppure figure analoghe. Ora, io non sono né un filosofo della scienza e neppure un neuroscienziato, però sono curioso. E mi viene in aiuto Daniela Guadia, che è una giornalista che insegna giornalismo scientifico presso l'Università degli Studi di Milano, che è autrice di un commento al testo di Francesco e dice: si presuppone che gli esperti, cioè gli scienziati e i filosofi, riconoscano non solo il diritto, ma anche la competenza degli altri attori, cioè i media e il pubblico, nell'esprimere opinioni, in quanto portatori di istanze diverse da quelle puramente speculative. Insomma, l'intervento della società civile, che è quello che stiamo facendo noi con questo corso. In ogni caso, aggiungo che il mio intervento può essere propedeutico a quello che effettuerà ai primi di gennaio una docente del San Raffaele. E, da ultimo, dal punto di vista medico, sarò molto soft, anche perché non sono un medico, accennando semplicemente utilizzando quella che è la fMRI, cioè la risonanza magnetica funzionale ad immagini, che penso sia abbastanza semplice da intuire. Ora, che cos'è la beh, diciamo innanzitutto che la neuroetica è una conseguenza del neurocentrismo, e che è un percorso che si è concentrato nel decennio 1990-2000 sul cervello e poi dal 2001-2011 sulla mente. Esponiamo ora quelle che sono le due facce della stessa medaglia, e quella della neuroetica, appunto. Una faccia è l'etica delle neuroscienze, l'altra le neuroscienze dell'etica. Sostanzialmente l'etica delle neuroscienze è il campo della filosofia che si occupa dei risvolti giusti e sbagliati del trattamento o del potenziamento del cervello umano. Questo perché il cervello può essere manipolato in diverse modalità, in termini farmacologici, utilizzando psicofarmaci per la depressione, elettrici, la riabilitazione post-ictus, ad esempio, o chirurgici, la rimozione di un tumore, ma può essere anche sperimentato per patologie neurodegenerative una volta che hai ottenuto il consenso informato. Dall'altra parte, neuroscienza dell'etica è il contributo che le neuroscienze possono portare al dibattito etico. E questo contributo è appunto una conseguenza delle tecniche di neuroimaging,
che sono intese come la visualizzazione diretta dell'elaborazione delle informazioni da parte dei centri del cervello. Tale elaborazione fa sì che l'area interessata si illumini durante la scansione e pertanto ne possiamo dedurre dei comportamenti. Ora, il paradosso è che la parte di etica delle neuroscienze è stata attivata non da un filosofo, ma da uno scrittore e giornalista, editorialista del New York Times, che è anche presidente della Dana Foundation, uno dei maggiori enti finanziatori in campo neuroscientifico, un certo William Safire. Per contro, le neuroscienze dell'etica sono una risposta che una filosofa statunitense, una certa Adina Roskiss, ha introdotto dopo l'articolo di Safire. Le neuroscienze partono da un presupposto, diciamo da una condizione preliminare. Presuppongono che la mente sia una funzione del cervello. Ora ci si chiede, se la mente è un prodotto della struttura neurale del cervello, se l'uomo non ha un cervello, ma è il cervello, come possiamo ritenerci compatibili come agenti morali, come sottolinea il filosofo Massimo Reichlin, docente del San Raffaele? Come possiamo avvalorare il libero arbitrio? Domanda. Perché è come se esistesse una struttura neurale che determina i nostri comportamenti sociali e morali, illudendoci che dipendano dalla nostra volontà. Possiamo pertanto pensare che vengono messe a dura prova millenarie considerazioni filosofiche, tipicamente il libero arbitrio, ma non solo? Punto di domanda. Le questioni aperte. Adina Roskiss, accennando alla neuroetica, che è inquadrabile come sottodisciplina della bioetica, accenna a quattro questioni aperte. La prima è la coscienza, la seconda è la persona, il sé, la terza è il libero arbitrio e il quarto è la cognizione morale. Vediamole brevemente. Per quanto riguarda la coscienza, il discorso è se alla base noi siamo componenti fisici relativamente semplici, ce lo dice la biologia, ma per altri versi anche la meccanica quantistica. Come possiamo, ad esempio, provare dei sentimenti? Il quesito se lo pone anche dal punto di vista teologico il cardinale Angelo Scola, che è autore di un capitolo del libro di Francesco, chiedendosi: com'è possibile che parti di materie priva di conoscenza producano coscienza? Aggiungo anche a tal proposito le ipotesi del filosofo della mente contemporaneo John Searle, che è autore del volume Il mistero della realtà, il quale afferma che qualsiasi cosa esista realmente fa parte della natura. Come a dire che se la mente, così come la coscienza, esistono, faranno parte della natura. Un buona pace del dualismo alla cartesio, che scinde gli ambiti di mente e di corpo, ma anche con buona parte del materialismo che considera solo la materia, laddove invece il pensiero esiste, ma non è materia. Possiamo dire che la coscienza è il più grande mistero della scienza, che certo non risolveremo ora e chissà mai se verrà risolto, tema dibattuto dai filosofi. Pensiamo, e l'abbiamo detto tante volte, al Kant con la priori. Ora, in particolare, l'italiana Lucia Melloni è a capo di un team di 500 ricercatori esperti mondiali che cercano delle ipotesi per una risposta. Qui quello che ci interessa, dice Adina Roskiss, in termini di coscienza, sono gli esperimenti condotti su persone in stato vegetativo, che non possono esprimersi verbalmente o con movimenti del corpo, che comunque rispondono a delle sollecitazioni verbali, come
con l'attivazione di aree neurali rilevate dalla risonanza magnetica funzionale di cui avevo accennato prima. Per cui si potrebbe chiedere loro se vogliono porre fine alla loro esistenza oppure no. E questo è un problema etico sollevato dalle neuroscienze. La seconda questione, la persona in sé, questo è forse ancora più impegnativo. Noi di solito introduciamo una semplificazione limitandoci al concetto di persona come comunemente inteso, cioè come un individuo della specie umana, senza considerazioni antropologiche sulla diversa interpretazione da parte di diverse società umane, e anche senza addentrarci nelle rappresentazioni filosofiche. Viene in mente ad esempio l'io trascendentale di Kant, l'io di Fichte, oppure abbastanza noto l'esserci nel mondo di Heidegger, no? Con tutte le connotazioni esistenzialiste. Ora Dina dice: ci sono evidenti collegamenti tra la persona e la coscienza. Alcuni ritengono che le persone sono esseri con la coscienza, altri pensano che debbano avere anche una autocoscienza. Il sé, che noi qui intendiamo semplicemente come consapevolezza di se stessi, anche qui senza scomodare, ad esempio, Hegel, no? Che trasforma il concetto di autocoscienza riconoscendola solo in un rapporto sociale di scontro con altre autocoscienze. È la famosa figura del servo padrone che Ernesto mi potrebbe ben rappresentare. Avvalorando il tutto in un percorso storico, no? Che poi Marx riprenderà in termini politici come coscienza di classe, e cioè come coscienza del vero essere materiale degli individui, con conseguenza ribellione del proletariato. Noi rappresentiamo noi stessi con desideri, credenze, progetti, eccetera, eccetera. Ma che cos'è il sé? E dal punto di vista filosofico, dice Adina, potrebbe essere una sostanza, un processo, una illusione. È un tema sempre dibattuto. Sostanza è un dibattito che si è protratto dall'antichità fino ai nostri giorni. Per quanto riguarda il processo, vengono in mente, non so, Eraclito, Parmenide. Per quanto riguarda l'illusione, il mito della caverna di Platone, il velo di Maya di Schopenhauer. La terza questione aperta, il libero arbitrio. Per libero arbitrio in genere intendiamo la capacità di prendere liberamente delle decisioni. Alcuni esperimenti condotti in ambito neurobiologico hanno dimostrato che il processo di assunzione di una decisione può essere modellato matematicamente, prevedendo la scelta come un'alternativa fra quelle accumulate dalla popolazione neurale. Cioè il cervello sembra una macchina biologica, sconfessando in tal modo il libero arbitrio. E se pensiamo che il libero arbitrio sia la base dell'assunzione dei comportamenti morali, in mancanza di libero arbitrio dovremmo considerare tali comportamenti come illusori, fino a cadere nel nichilismo, nel senso di caduta dei valori, minando alla base il nostro senso comune di moralità, portandoci ad una revisione anche del concetto di giustizia, espletabile dunque in termini utilitaristici per la collettività, trascurando alcuni aspetti deontologici. Cioè, si pensi ad esempio ad un omicidio che potrebbe essere considerato giusto se apporta maggior utilità totale, ma si scontra ovviamente col nostro sentire. E l'ultima questione aperta, la cognizione morale. Detta in altri termini, da dove derivano i nostri giudizi morali? Perché abbiamo le visioni morali che possediamo, queste visioni e non altre? E la filosofia ha sempre proposto una teoria morale che si accordi con le nostre intuizioni morali, non disponendo di altri strumenti. Dobbiamo invece qui sostanzialmente chiederci se l'universalità dei nostri giudizi morali, che può essere anche messa in questione, direi in termini di un sano relativismo, derivi dalla percezione di qualche verità morale oggettiva o
o piuttosto dal funzionamento delle nostre strutture neurali. Fino a poco tempo fa si studiava la cognizione morale mediante il comportamento o in base alle risposte a domande che richiedono un giudizio morale. Oggi, con le tecniche di neuroimaging, è possibile proporre un altro tipo di studio, con l'osservazione che alcuni nostri giudizi morali eccitano aree coinvolte nell'emozione ed altri giudizi eccitano aree tipicamente associate al pensiero razionale, corrispondente, secondo alcuni, da una parte ad una filosofia deontologica delle virtù, e siamo al discorso dell'omicidio, e dall'altra parte a una filosofia utilitaristica, per esempio il discorso dell'emigrazione. In ogni caso, la capacità di rilevare differenti risposte del nostro cervello ci consente di chiederci a cosa sta rispondendo il cervello stesso, cioè a verità morali oggettive nel mondo, oppure a verità che non ci sono e pertanto magari sono solo proiezioni morali modellate da influenze evolutive. Questi sono i punti che espone la Roskis. Segue poi una trattazione che non vi sto a leggere, ve la lascio anche perché è abbastanza più semplice, da parte di Massimo Reichlin, che è docente a San Raffaele di etica. E, in realtà lui si dimostra un po' preoccupato per quanto riguarda sia gli aspetti, diciamo così, riduttivi, cioè che riducono la mente al cervello, ma anche di tipo eliminativo, cioè dove addirittura la mente scompare e rimane il cervello. Non così preoccupato pare invece il discorso di Roberto Mordacci, il quale sostanzialmente afferma che gli neuroscienziati utilizzano una ipotesi, non vogliono dimostrare che il cervello coincide con la mente, ma è una assunzione. Per cui sostanzialmente lasciamo che questi esperimenti apportino delle considerazioni che noi possiamo poi valutare. E da ultimo c'è un intervento di Angelo Scola, il quale ovviamente scrive un articolo dicendo: ragazzi, mi avete invitato, benissimo, in ogni caso io posso dire questo, che comunque finisca il discorso identità mente-cervello, non può essere certo negato all'essere umano quel sentimento religioso, diciamo minimamente anche nella forma di stupore di fronte al creato, che porta con sé anima e spirito, con conseguenze teologiche relative che potete immaginare. La materia non è semplice, penso di avere comunque voluto esprimere l'interesse che ha il filosofo per questa materia, cioè se vuoi l'ascolto che Adina Roskis, che ha introdotto questi elementi, presta per meglio interpretare, diciamo, in maniera multidisciplinare quella che è la filosofia al giorno d'oggi, e cioè una filosofia che esce dall'università, si confronta con col territorio, con la società civile. Io lascerei Mara a questo punto i commenti, a voi.